Servizi e interviste, nuovo appuntamento con la rubrica di approfondimento di Radio Speranza in Blu. Un caro saluto da Davide Diamicis che vi parla, puntata dedicata alla presentazione della Croce della Pace in Cammino, che dopo aver girato già diverse diocesi abruzzesi e molisane, giungerà in quella di Pescara Penne da martedì 2 a domenica 14 aprile. Un appuntamento pensato dalla Consulta regionale di Pastorale Giovanile Abruzzese e Molisane, in cammino verso il Giubileo e dopo l'invito a pregare per la pace che Papa Francesco ha rivolto ai giovani in occasione della scorsa GMG di Lisbona. E abbiamo voluto parlare con il direttore della pastorale giovanile universitaria e vocazionale dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, Don Domenico Di Pietropaolo. Arriva la Croce della Pace in cammino dal 2 al 14 aprile, tanti giorni di iniziative, un cammino in realtà regionale, questa è la tappa pescarese. Come si è arrivati a questo bel appuntamento così ricco? Buongiorno Davide, sì, allora avremo 2 settimane con noi la Croce della Pace dei Giovani, che è un'iniziativa nata per volontà della pastorale giovanile abruzzese molisana, che sta attraversando tutta la regione, diciamo, ecclesiastica, e che arriverà lunedì 2 aprile nella nostra arcidiocesi fino al 14 aprile. Quindi avremo per 2 settimane questa croce proprio ideata dalla consulta regionale di pastorale giovanile. L'idea della Croce della Pace dei Giovani, ecco, nasce in seguito a un incontro che si è tenuto all'Aquila il 28 agosto dell'anno scorso, dove 500 giovani provenienti dalle diocesi dell'Abruzzo e del Molise si sono radunati per celebrare l'anno della misericordia. A questo punto la pastorale giovanile regionale, l'incaricato è Monsignor Fusco, il vescovo di Sulmona, dopo quell'incontro lanciò una sorta di art contest con un obiettivo principale di pregare per la pace e soprattutto di sensibilizzare le nuove generazioni proprio sull'aspetto della pace. Quindi questo art contest per vedere loro come diciamo, avevano davanti a loro l'idea di che cosa, come si poteva rappresentare la pace dal loro punto di vista. Per questo motivo si è realizzato un bozzetto che noi abbiamo messo anche nei nostri diciamo, manifesti per invitare agli incontri sia i giovani ma anche gli adulti. Praticamente è stato realizzato questa croce che gira per tutta la regione, è stato realizzato dalla diocesi dell'Aquila, quindi abbiamo scelto proprio questo bozzetto che desidera rappresentare i giovani dell'Abruzzo e del Molise nel loro impegno concreto ad essere proprio testimoni e costruttori di pace, no? Come tante volte ci ha invitati a fare Papa Francesco, ma proprio costruttori di pace. Chiaramente per noi è molto importante questo aspetto della pace, soprattutto in questo periodo storico dove stiamo purtroppo ritornando ad assistere eventi di guerra, pensando a quello che sta accadendo in Terra Santa e all'Ucraina e anche in altri luoghi nel mondo dove tante volte non ne parliamo, e quindi noi vogliamo essere proprio costruttori di pace. Lo slogan che noi abbiamo voluto dare per la nostra arcidiocesi è proprio la Croce della Pace in cammino, no? Perché chiaramente non ci si ferma mai davanti a un ostacolo, bisogna superarlo, quindi la pace cammina sempre. Quindi questa è un po' l'introduzione, poi se vuoi ti posso dire anche meglio gli eventi e quello che andremo a fare. Ecco, infatti, a tal proposito, si parte con una worship di Don Valentino Iezzi e poi la croce andrà in giro nelle forie della diocesi. Sì, esatto, Davide. Anzitutto una piccola parentesi perché ci tengo tanto a dirlo, è che queste 2 settimane di eventi noi l'abbiamo realizzato insieme alla consulta di pastorale giovanile della nostra arcidiocesi. Lo voglio mettere in evidenza perché non è soltanto un'idea nata dall'ufficio di pastorale giovanile o dal GUFS, ma è dalla consulta, quindi tutte le realtà presenti nel nostro territorio, movimenti, associazioni, gruppi giovanili, hanno collaborato per realizzare queste 2 settimane e ci siamo anche divisi i compiti. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché io sono un po' il referente del tutto, però diciamo c'è un lavoro di squadra, ecco, si lavora di squadra e questo è molto bello. Sì, come dicevi tu, partiamo da martedì 2 aprile con questa worship che faremo alle ore 21 presso il Santuario della Divina Misericordia, e abbiamo voluto invitare Don Valentino Iezzi, che è il vicario episcopale, anche lui è soprattutto esperto di evangelizzazione e quindi ci piaceva proprio avere la sua presenza.
ti dico praticamente altri due eventi diocesani. Uno è sabato 13 aprile, dove si farà un talk sull'intelligenza artificiale e pace, e la Caritas diocesana insieme a Policoro e ad altri movimenti e realtà ecclesiastiche hanno pensato di proporre proprio questo tema dell'intelligenza artificiale, un tema che oggi chiaramente sappiamo che va molto di moda, no? E si sta molto parlando di questo delicato, diciamo, di questa delicata tematica. E il tutto si farà il pomeriggio del 13 aprile nel Teatro di Sant'Andrea, dove ci saranno degli esperti che parleranno proprio di intelligenza artificiale legate alla pace. E alle 19 ci sarà il concerto, ma diciamo, è un concerto legato anche a esperienze personali del gruppo cristiano The Sun, che è un gruppo molto famoso in Italia e anche all'estero, diciamo, di giovani che oggi veramente testimoniano la fede attraverso la musica. E poi l'ultimo evento diocesano è la Santa Messa presieduta dal Monsignor Valentinetti, nostro arcivescovo, domenica 14 aprile alle ore 18:30, sempre presso il Santuario della Divina Misericordia. Come dicevi poc'anzi, è vero che questi sono eventi diocesani, ma la Croce della Pace in cammino, proprio perché cammina, visiterà tutte le forania della nostra arcidiocesi. Da mercoledì 3 aprile sarà nella forania di Città Sant'Angelo, poi a Penne, poi a Spoltore, Cermignano, Castiglion Messe Raimondo, poi andrà nella forania di Pescara Sud, Montesilvano, Torre dei Pasteri, Pescara Nord, Cepagatti. Ecco, per dire che con tutti i vicari forani abbiamo voluto organizzare anche dei momenti importanti dove la croce poteva essere non soltanto vista, ma meditata da tutta l'arcidiocesi. Quindi un grande evento per testimoniare la pace, una grande vocazione di pace che parte dai giovani e vuole arrivare a tutti attraverso questa presenza della croce, insomma. Sì, perché per noi la pace è risurrezione, nuova rinascita in Cristo. Questo ci auguriamo per tutti i giovani e soprattutto che siano veramente portatori di pace nel mondo. Questa croce in cammino è legata anche al giubileo dell'anno prossimo. Camminiamo verso il giubileo. E dunque lo avete già sentito nell'ambito di questi 15 giorni di appuntamenti. Sabato 13 aprile alle ore 16 ci sarà un talk dal titolo Intelligenza artificiale e pace, dialogo e confronto sull'intelligenza artificiale a Pescara presso il Teatro Sant'Andrea, un appuntamento che la consulta di pastorale giovanile ha ideato insieme alla Caritas diocesana di Pescara Penne, che terrà il terzo incontro del ciclo Seminando la Pace, dunque questa volta dedicato all'intelligenza artificiale. Ascoltiamo il direttore della Caritas diocesana di Pescara Penne, Corrado De Dominicis. Un tema importante, quello dell'intelligenza artificiale e la pace, terzo appuntamento che riguarda essenzialmente i giovani con la presenza di questa croce. Insomma, qual è l'obiettivo, quali sono le premesse di questo appuntamento? Ma quest'anno come ufficio pastorale Caritas abbiamo pensato a un piccolo percorso. Abbiamo iniziato con la pastorale del dialogo interreligioso ed ecumenico, abbiamo proseguito con la presentazione del libro Disarmati. Terzo appuntamento, coinvolgiamo i giovani, c'è l'arrivo della croce, appunto, che sta facendo il giro di tutta la nostra regione ecclesiastica, e abbiamo pensato di ragionare con i giovani di intelligenza artificiale e pace. Il tema è quello del messaggio del Papa dello scorso gennaio. Abbiamo Don Alessio De Fabritis, che è un sacerdote della nostra diocesi e un ingegnere, che si confronteranno sul tema, proprio perché uno degli elementi da analizzare è che ruolo può avere l'intelligenza artificiale all'interno della creazione della pace e come invece a volte viene purtroppo sfruttata per azioni di guerra. E quindi ne abbiamo ascoltate diverse di queste indicazioni che ci sono state date da questi esperti, tra le quali appunto la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per acquisire target, a quel punto si elimina completamente la persona, si elimina completamente l'individuo e quindi c'è il rischio di avere uno strumento molto potente, molto importante, ma di utilizzarlo nel modo sbagliato.
quindi ci sarà questo evento che sarà il prossimo appunto 13 di aprile e concluderemo il pomeriggio con un concerto dei The Sun per vivere e festeggiare insieme ai ragazzi questo importante avvenimento per la nostra diocesi. E con questo è tutto, vi racconteremo come andrà la Croce della Pace in cammino nell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Intanto Davide De Amicis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura ancora buona Pasqua e un buon proseguimento in compagnia di Radio Speranza in Blu.